tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda gli acquisti fatti per il Black Friday. Ebbene sì, sono riuscita quest'anno a fare a comprare qualcosa per il Black Friday perché ho avvantaggiato i miei regali di compleanno, perché io so che in futuro, quindi nel prossimo futuro, che è il 9 dicembre, riceverò dei soldi automaticamente, già li ho in passato investiti. E quindi ho comprato qualcosa per il Black Friday. Ho preso un bel po' di cose. Ve li faccio vedere. Allora, qui mi crolla tutto. Ho lavato i capelli, non so se rendo l'idea. Comunque. Allora, per prima cosa ho fatto degli acquisti fatti prima del Black Friday, perché Liquors Beauty, Luca, aveva messo dei codici sconto per quanto riguarda Espresso e quindi io subito, come una volpe, ho preso il codice e sono andata a prendere il mio pacchettino, anche se se siete di Catania potete andare alla Rinascente e provare questi prodotti. Ho preso dei prodotti per quanto riguarda Espresso, questa marca che Luca dice che è un'ottima marca. Ho preso tre prodotti perché li volevo provare e in caso in futuro prenderò altro. Si crolla tutto, dai. Ecco, lo sapevo. Allora, ho preso tre prodotti e sono questi. Io vi consiglio di guardare su Instagram Liquors Beauty, anche i suoi video, perché mi piacciono tantissimo, perché sia lui che Giulia Cova, Eleonora Manni, comunque tantissime ragazze, Trucchina 100, Trucchina adesso si chiama, Valeria, mettono sempre dei codici sconto che voi potete utilizzare su Shein, tipo ad esempio alcuni ce l'hanno su Shein, alcuni ce l'hanno su Espresso, altri ce l'hanno su Astra, quindi anche se sono dei big, delle persone molto diciamo influenti, perché hanno tantissimi iscritti, sono anche delle persone che vi rispondono a qualsiasi domanda voi fate. Io ad esempio sia con Eleonora Manni sia con Trucchina 100, con Valeria mando dei messaggi, mi rispondono sempre, sono sempre gentilissimi in tutto, quindi anche Giulia Cova mi ha sempre risposto, quindi io vi consiglio di seguirle perché vi danno dei codici sconto, vi danno un sacco di cose che voi potete anche utilizzare e risparmiare dei soldi, che non fa mai male. Allora, Cosa ho preso? Andiamo con i prodotti. Allora, il primo è in questo packaging, molto carino, sincera. I packaging sono molto carini, della marca Espresso, come vi ho detto, l'ho preso al 30%, non mi ricordo. Comunque, questo è il correttore fatto in questa maniera, in questo tubicino. Ovviamente non lo apro perché devo smaltire dei prodotti. E io ho preso la colorazione 1, se non mi sbaglio, vero? Ho preso la colorazione 1, concealer, ABC mi è scritto, non mi ricordo, la shade è 0.5, è la più chiara che c'era, perché Luca utilizzava la 1, quindi ho voluto prendere la colorazione più chiara. Il tubetto è fatto così, mi piace tantissimo perché c'è anche la caffettiera, perché ovviamente Espresso c'è la caffettiera. Comunque mi intrigava tantissimo questo brand e quindi l'ho voluto prendere. Ovviamente ho preso il correttore, ma ho preso anche il fondotinta nella stessa shade 0.5, perché sempre Liquors Beauty ha la shade numero 1. Questo è un fondotinta adatto e idratante ed è adatto a una pelle, come dice Luca, sia matura che anche come si dice, secca, come si dice. Il pack è fatto così, è in vetro, ha il tappino e poi ha l'erogatore. A me piace anche come, credo che sia la giusta colorazione, mi piace come tipologia perché già esce con il tutto l'erogatore. Mi piace veramente tanto e ho preso questo. E la chicca, che non ho aperto perché mi piaceva tantissimo il fatto di avere questo tipo di confezione, ho preso il primer, quindi ho preso tutto quello che mi serviva e che mi intrigava sinceramente.
Io non lo so se voi avete la stessa identica cosa. Io ad esempio ho la fissa, se mi intriga qualche cosa la prendo, se no niente. Ed è questo prodottino qua. Aspettate che gli tolgo l'involucro e gli rimetto il suo tappino. Ed è questo prodotto qua. Ed è un primer viso idratante adatto ad una pelle matura e secca. Quindi chi meglio di me può utilizzare questo primer? Quindi ho deciso di prendere tutti e tre i prodotti per provarli e vedere se per me vanno bene. Perché se per me vanno bene, io lo trovo qui a Catania, alla Rinascente, e quindi me lo acquisto lì. Poi vediamo se riusciamo a fare un po' spazio. Perché li butti certe volte, mi dico? Li prendo sempre io, qual è il vostro problema? Allora, se mi vedete questa parte più bianca, queste più rosse come gote. Allora, innanzitutto ho utilizzato il blush di Kiko, ma siccome non lo so perché, tramite forse le luci, ma sto sentendo caldo, credetemi, automaticamente credo che stia diventando tipo Heidi. Poi, un altro ordine che ho fatto, l'ho fatto su Sephora, perché c'erano dei prodotti che mi intrigavano tantissimo e questi sono stati fatti per il Black Fridays. Allora, un prodotto non lo faccio vedere perché non lo faccio vedere? Lo faccio vedere? Vabbè, ve lo spoilerò. È un prodotto per quanto riguarda la mia migliore amica. Siccome lei sta partendo, io avevo intenzione di metterlo, l'ho nascosto, però glielo darò e basta perché lei mi monta i video, quindi lo vedrà. E gli ho preso un prodotto, per quanto riguarda Rituals. Gli volevo prendere il calendario dell'avvento, ma quando lo volevo io, c'è stato un piccolo problema e quindi non l'ho potuto prendere perché l'avevo preso scontato. Era quello il più piccolo, perché se non mi sbaglio sono usciti tre calendari di Rituals, se non mi sbaglio sì. E io avevo preso quello più piccolo per fargli provare i prodotti perché a me piacciono tantissimo, perlomeno vedo un sacco di ragazze che li utilizzano e quindi glieli volevo prendere. Li ho preso questa dove ci sono due prodotti e sono, aspettate che ve li dico, dove è scritto, siccome lei deve partire, credo che sia un ottimo regalo per portarselo ed è una schiuma per la doccia, sì, un doccia schiuma. Perché c'è scritto nella stessa cosa? Ah, uno è in gel e uno è tipo schiuma proprio. Comunque, gli ho preso questi due prodotti, cioè questa confezione è fatta. Uno è così e l'altra è così. Poi glielo do e quindi è un regalo che gli ho fatto. Poi, un altro prodotto che ho preso, sempre per il Black Friday, è la Glowish di Huda Beauty. È questa. La Glowish, perché tutti dicono che è un primer, è una base ottima per la pelle secca. Avendo pelle secca, io lo volevo utilizzare. All'interno trovate la spatolina, non so se si vede la spatolina. Si vede la spatolina, aspetta, si vede la spatolina, e poi questo è il prodotto. Appena finisco alcuni prodotti, la aprirò sicuramente, la utilizzerò. Alcuni ne parlano bene, alcuni ne parlano male. Io sinceramente, visto che c'era uno sconto abbastanza buono per la mia tasca, sono riuscita a prenderlo. Poi, un altro per quanto riguarda la base è il Makeup Forever. Questo veramente ottime recensioni, è il Pore Minimizer. Questo è il preferito di Licorice Beauty e Chloe. Di questo prodotto ho sentito parlare Licorice Beauty benissimo perché è un pore minimizer, quindi minimizza i pori e lo consiglia tantissimo a persone che hanno una pelle matura e secca. Quindi che volete che vi dica? L'ho preso. Ho preso la mini taglia perché sinceramente non è che mi interessa prendere un prodotto full size, anzi preferisco queste mini taglie. Infatti su Sephora controllo sempre le mini taglie perché sono quelle che riesci a utilizzare e riesci anche a finire e quindi è ottima come cosa. Poi di questo volevo il set dove c'erano tre pezzi, ma in Sicilia non lo spedivano. Non mi dite il motivo, non so il perché, e non c'erano nemmeno allo store, quindi ho detto vabbè, vado allo store, invece no, non c'era nemmeno lì, e quindi ho preso il mio preferito ed era il Soft Pink di Rare Beauty, che sarebbe un blush.
Io sono innamorata di questi blush, come vi ho detto, non so se ve l'ho detto poco fa, sta scappando, l'ho preso, ho messo questo qui di Kiko e mi trovo benissimo, quindi ne volevo un altro, non so se la colorazione assomiglia, sincera, e ho preso questo qui. Adesso vi faccio uno swatch perché questo lo apro. Bello, bello, è un color carne, mi piace tanto. Aspettate che vi swatch anche quello di Kiko, non si sa mai che è un dupe. Eh sì, solo quello di Kiko è leggermente più acquoso, vedete? Quello di Kiko è forse più marroncino, l'altro invece è più rosato. Però quello di Rare Beauty è molto più pigmentato di quello di Kiko. E questa è la colorazione Hop, se non mi sbaglio, sì, Hop. Poi aspettate che me lo tolgo perché sennò mi rimane, perché la mia pigmentazione è buona sia di Kiko che dell'altro. Poi ho preso un altro prodotto. Anche di questo volevo prendere tantissimo la cipria perché Melissa Tani, un'altra ragazza che ha sempre codici sconto e via di seguito, diceva tantissime belle parole per quanto riguarda la cipria di Fenty Beauty e quindi io l'avevo messa nel carrello. Quando stavo per chiudere il carrello, mi diceva che alcuni prodotti non erano possibili spedirle in Sicilia. Non lo so il perché, ero curiosa. Ho voluto provare se il refill poteva essere spedito, il refill poteva essere spedito, la confezione no. Ma questa è una cipria fissante versatile per tutti i tipi di pelle. Sfuma, controlla l'effetto lucido e prolunga la tenuta del trucco, quindi ottima. E quindi l'ho presa. Scusate se sentite Chloe, ma sta abbaiando, non so a chi. E quindi ho preso il refill ed è questo, senza il pack, ma io ho tantissime palettine vuote, quindi la metterò lì. Questa è la cipria. Non la tocco perché con il fatto di toccare tutte queste scatole già mi sta venendo di starnutire. Comunque, la volevo provare, quindi l'ho presa. Volevo provare anche quella di Make Up For Ever, ma anche quella non poteva. E ho detto ok. L'ultimo prodotto, no, il penultimo prodotto è questo ed è la matita perché dovevo arrotondare a quella cifra. Ho preso una matita labbra di Sephora e della Lip Liner To Go nella colorazione 17, light brown. Volevo una matita leggermente più marroncina. Questa ve la apro se riesco ad aprirla, ovviamente. Questa lo so perché. Aspettate che ci riesco. Dai che ci riesco, sì che ci riesco. Brava Stefania, la matita è così piccola e il colore, no, vero, il colore non ve lo posso swatchare. E il colore è questo ed è un marroncino. Mi piaceva tantissimo per arrotondare, come vi ho detto poco fa, ho preso quella. Ma perché ho fatto l'ordine? Perché volevo prendere la palettina di Natasha Denona e quindi ho aperto un sacco di siti, Look Fantastic, Beauty Bay, no, Beauty Bay non ce l'hai. Sephora, l'altro era Cult Beauty, comunque avevo aperto altri siti e avevo fatto il blocco di queste palettine per vedere dove costavano di meno e Sephora faceva lo sconto, diciamo, migliore. E quindi l'ho voluta prendere e ho preso la Retro Gleam Palette. Io adoro le palettine di Natasha Denona, stavo leggendo il titolo. Stavo leggendo il titolo, no, ho detto giusto, è la Retro Gleam Palette. Sì, dobbiamo bere. E quindi la palettina in questione è questa. La apro e i colori sono questi. Sono spettacolari sui toni del verde. Non vedo l'ora ovviamente di utilizzarle e vedere se questi colori mi piacciono oppure no sul mio viso. Io adoro gli ombretti di Natasha Denona. Mi piacciono veramente tanto e mi sono trovata benissimo con questi prodotti. Quindi non vedevo l'ora di prenderlo.
sempre per quanto riguarda Sephora, avevo fatto un altro ordine in precedenza perché c'erano i Cupids, sì, i Cupids Arrow. C'erano i Cupids Arrow in sconto e quindi avevo deciso di prendere questi prodotti. Allora, cosa ho preso? Ho preso i due Cupids Arrow che mi interessavano, che sarebbe il Ivory, che è la colorazione 8, e il Khaki, che è la colorazione Pop. Ve li faccio vedere, non li swatch perché, vi ripeto, già sento nelle mani la polvere, quindi anche meno. Allora, i Cupids Arrow sono questi, io ho tutti gli altri, li ho messi qua, vedete, Cupids e Cupids. Mi trovo benissimo con questi matitoni, quindi l'ho voluto prendere. Questo, come vi ho detto, è nella colorazione Ivory. Il prodotto è così, vedete, con la punta così. Mi piace tantissimo e quindi l'ho voluto prendere. L'altra colorazione è il khaki, questi sono quelli Pop. Il pack è sempre così ed è verde militare. Questi li utilizzerò e con questa palettina accoppiata vincente. Poi, ovviamente, ho preso anche l'altro set perché c'era sia questo set che un altro, ma nell'altro, sinceramente, io ce l'avevo tutte, quindi non mi sembrava giusto prenderlo. E ho preso questo dove ce ne sono tre. E ho preso questi tre che sono quelli che io non posseggo e sono esattamente il numero 10 grey, il numero 9 cappuccino e poi c'è il pop blu. Quindi vi faccio vedere il pop blu. Questo li potete mettere anche nella rima interna dell'occhio, sono ottimi. Questo è questo azzurrino bellissimo, molto molto bello. Sono molto pigmentate, io mi trovo benissimo con questi prodotti e quindi li ho voluti prendere. Poi il cappuccino che è il numero 9, di solito non utilizzo questi colori scuri, però mi piaceva e quindi l'ho voluto prendere. E poi per ultimo il grey, ed è questo, un grigio ovviamente scuro. Poi l'ultima cosa che vi faccio vedere per chiudere il video è un prodotto di Makeup Forever. L'avevo visto allo store, mi piaceva e quindi l'ho voluto prendere. Nella colorazione 194 ho preso una tinta labbra che tutti dicono che è ottima. Scusate per Chloe, che dicono che è ottima perché resiste tantissimo a tutto, diciamo. E quindi l'ho voluta prendere. Ha questo colorino marroncino. Poi vi farò degli swatch anche su Instagram indossando questa tinta labbra. E quindi la volevo prendere. Non so se è l'ultima tinta labbra, ma credo di no. Ne prenderò altre perché mi sono piaciute tantissimo. Niente, che dirvi? Spero che i miei acquisti vi siano piaciuti. Ci sarà un altro video per quanto riguarda il Black Friday perché non finisce qui. Ditemi nei commenti cosa avete acquistato. Sono molto molto curiosa, quindi scrivete giù nei commenti cosa avete preso per il Black Friday, così confrontiamo le nostre scelte. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto. Vi mando un grandissimo bacio, anche Chloe vi saluta e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!